Col presidente dell'associazione, insomma, parliamo di questa bella manifestazione 9-10 settembre, Piazza Boves. Ecco, cosa troveranno i cunesi all'interno di questi due giorni? Arte in piazza è sicuramente uno degli eventi che riesce a racchiudere arte e cultura all'interno del panorama cunese. Noi dell'associazione stiamo cercando di far riscoprire un po' arte, Piazza Boves, perché è una piazza che è stata un po' dimenticata negli anni, quindi noi appunto tramite cultura, arte, iniziative stiamo cercando di rivalorizzare questo posto. Arte in piazza appunto è un po' il culmine di quello che sono le nostre strategie in questa direzione, e troveremo un sacco di iniziative tutte legate appunto all'arte, ed è una delle poche manifestazioni a mio avviso che lascia un qualcosa di concreto anche dopo che è finita. Dopo i due giorni ci saranno delle opere d'arte vive sui muri. Ecco, l'ha detto lei, tantissime iniziative, addirittura oltre 100 artisti che verranno non solo italiani ma anche stranieri, quindi insomma un momento davvero importante per la città e soprattutto per questa parte della città come Piazza Boves. Sì, assolutamente, come dicevi ci saranno più di 100 artisti fra Italia e Francia, quindi ci sarà un panorama anche di tecniche miste, perché vedremo dalla scultura alla pittura, al body painting, ci sarà la street artist, e quindi si vuole dare anche un po' una ventata d'aria fresca sulla città e su tutta quella che è l'interpretazione attuale dell'arte stessa contemporanea, dando spazio anche a degli artisti emergenti, perché ce ne saranno tantissimi emergenti, ce ne sono di più quotati e rinomati, invece ci saranno giovani che si devono far conoscere. Beh, appuntamento importantissimo dopo il grandissimo successo che c'è stato con l'edizione 2016, quest'anno c'è un'edizione che è decisamente implementata, manifestazione che poi mi sta praticamente a cuore perché è nata dai commercianti di Piazza Boves, dunque da un angolo importantissimo del suo centro storico, e che dopo appunto il grande successo dell'anno precedente sta crescendo a veramente dismisura, dunque un bellissimo weekend che ci aspetta in città. Ecco, si parlava appunto di Piazza Boves, della valorizzazione di questa piazza che passa anche attraverso queste iniziative, perché ha una vocazione particolare per la cultura e per l'arte. Assolutamente, cioè, negli ultimi decenni, se vogliamo, Piazza Boves è stata più ricordata per le vicende urbanistiche rispetto ad altre vicende. È una piazza che si presta perfettamente anche delle manifestazioni, ne è stata la riprova appunto l'edizione 2016, che quest'anno non vedrà soltanto intanto la location principale su questa piazza, ma anche l'estensione ad altre parti della città. La possibilità di essere presenti quando si parla di arte e cultura è per la fondazione una priorità. Noi abbiamo avuto modo di toccare con mano tutti gli eventi artistici e culturali, non solo alzano l'asticella di quello che sono le iniziative della nostra città e della nostra provincia, ma generano anche un indotto di natura economica. Qui a noi fa piacere essere presenti in queste iniziative.